Prima di iniziare il fiore vi dico esattamente dove andiamo a posizionare i petali, così lo vedete bene prima di eh, lavorarlo. Allora, il primo petalo lo andremo a fare su questa maglia laterale, il secondo lo faremo su questa qui sotto, il terzo su questa. E il quarto sulla catenella appena fatta per saltare la maglia girando il lavoro in questo senso quindi prima di 45 gradi e lavoriamo qui poi di altri 45 e lavoriamo aspettate che l'ho perso dall'inquadratura qui poi di altri 45 e lo lavoriamo Qui su questa maglia, quindi questa mezza maglia alta, e l'ultimo lo andremo a lavorare sulla catenella appena fatta per saltare questa maglia, in questo modo. Allora andiamo a fare: aspettate, perché uh, devo guardare e esco dall'inquadratura. 2 catenelle, carichiamo il filo, entriamo quindi, giriamo come vi ho detto prima, e in questo senso entriamo andiamo a fare due maglie alte quindi la prima e la seconda 2 catenelle e andiamo a fissare girando il lavoro già direttamente le due catenelle su questa maglia con una maglia bassissima in questo modo ecco qui abbiamo fatto il primo petalo ora 2 catenelle E di nuovo le due maglie alte sempre in questa maglia sottostante, quindi 1 e 2. Ve l'ho spiegato prima perché è, è, non è che si veda proprio benissimo dove si deve entrare, allora ve l'ho spiegato prima, così l'avete visto bene. 2 catenelle, giriamo di nuovo il lavoro ed entriamo nella maglia mezza maglia alta in questo modo con una maglia bassissima di nuovo 2 catenelle e prendetela così piegatelo se è necessario così riuscite a entrare bene andiamo a fare in questa maglia appunto le due maglie alte una e due poi 2 catenelle rivoltiamo il lavoro dritto in questo modo vedete e sulla catenella fatta per separare le due mezze maglie alte allora abbiamo fatto le due eh, catenelle entriamo e fissiamo con una maglia bassissima in questo modo 2 catenelle e andiamo a fare appunto allarghiamo un pochino l'ultimo petalo quindi carichiamo maglia alta scusate una seconda maglia alta 2 catenelle e fissiamo nello stesso foro con una maglia bassissima. Aspettate mi è sfuggito. Ecco qua. Allora, in questo modo. Quindi entriamo e facciamo la nostra maglia bassissima. A questo punto vedete il nostro fiorellino è creato. Ora carichiamo. Guardiamo bene sul retro del lavoro, quindi dobbiamo andare ad attaccarci ovviamente sulla maglia dove abbiamo fatto il primo petalo, quindi allarghiamo bene, entriamo e facciamo la nostra, scusate, non voglio uscire dall'inquadratura, mezza maglia alta. Di nuovo carichiamo, devono essere 5 in totale, quindi una l'abbiamo fatta, due, tre. e la quinta ovviamente è agganciata all'arco ecco qui abbiamo creato il nostro fiorellino ora rialzo l'inquadratura così potete vedere meglio ecco qui vedete il rombetto col nostro fiorellino ora rifacciamo le 13 catenelle perché dobbiamo eh, saltare questo questa maglia quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 e andiamo con carichiamo sull'arco a fare la mezza maglia alta e poi su ogni maglia bassa sottostante una mezza maglia alta in questo modo Per Un totale di 6 mezze maglie alte, ecco qui. Vedete, siamo nuovamente. Questo sta crescendo, questo è diminuito ed è chiuso. E vedete, abbiamo già predisposto per agganciare adesso il prossimo rombo. Quindi una catenella e voltiamo il lavoro. Ora facciamo una maglia bassa in ogni maglia sottostante fermandoci prima dell'ultima perché adesso dobbiamo ricominciare a far rimpicciolire il nostro rombo. Quindi ne dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi non più 6 ma 5. 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ci agganciamo al centro di quest'arco con una maglia bassa. Tenetela un po' strettina così rimane ferma e di nuovo 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Di nuovo maglia bassa, ma a questo punto vedete questo rombo deve iniziare a rimpicciolire. Quindi non partiamo dalla prima, ma partiamo dalla seconda maglia sottostante. Quindi questa la saltiamo, entriamo in questa e dobbiamo farne 9. Quindi erano 11 nel giro precedente, devono diventare 9. Quindi una, due, tre. 4, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e saltiamo direttamente di qua con 1, 2 e 3. Quindi sono 1, 2, 3. 3 catenelle e 3 e non mi tornano i conti quindi adesso lo rifacciamo insieme perché non deve essere così scusatemi ma bisogna contare bene perché sennò allora sono saltiamo la prima che è questa quindi una due tre e 4 facciamo allora volevo semplificarmela ma facciamo come faccio io che è meglio la quinta la facciamo quindi saltiamo direttamente di qua ne facciamo una sola di catenella scusatemi volevo semplificarmela ma eh, sinceramente si sarebbe non semplificata ma peggiorata la situazione quindi facciamo una catenella poi una 2 3 e 4 quindi infatti rimane più bellino il fiore volevo veramente semplificarmela io l'ho fatta così ho detto provo a semplificare ma no mm, non viene quindi sono saltiamo la prima 4 una catenella che creiamo al centro perché era uh, la maglia che abbiamo saltato per fare il fiore e di nuovo 4 da questo lato agganciandoci nella maglia proprio vicinissima al fiore ora andiamo a fare 7 catenelle 1 2 3 5, 6 e 7 e ci andiamo ad agganciare al centro di quest'arco in questo modo come abbiamo fatto nell'arco precedente di nuovo 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saltiamo la prima mezza maglia alta e andiamo nella seconda perché ovviamente adesso non dobbiamo farne 6 ma 5 1, 2, 3, 4 e 5 quindi 1 2 3 4 e ovviamente sulla terza catenella sulla seconda catenella di inizio perché la, pri la prima mezza maglia alta se vi ricordate abbiamo fatto le due catenelle quindi a questo punto questo sta diminuendo questo qua ricomincerà a crescere quindi una catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo 1 2 3 e 4 perché nell'altro giro erano 5, stiamo diminuendo, adesso devono essere 4. 7 catenelle e questo deve diventare un rombo, deve crescere, quindi ci agganciamo da questo lato sull'archetto con una maglia bassa sulla maglia bassa facciamo una maglia bassa sull'archetto una maglia bassa quindi una prima e una dopo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 fatto il fiore si inizia a diminuire quindi saltiamo la prima entriamo nella seconda adesso invece di 7 devono essere quindi 1, 2, 3 rimane dietro, 4 è dove ho fatto la catenella, 5, 6 e 7. Quindi saltiamo la prima e ultima, quella centrale la facciamo sulla catenella che abbiamo creato nel giro precedente. quindi 7 catenelle di nuovo nell'arco una una nella maglia alta nella scusate maglia bassa e una nell'arco successivo vedete sta crescendo 7 catenelle Di nuovo questo deve diminuire quindi saltiamo la prima e entriamo nella seconda 1 2 3 e 4 vedete sta venendo dopo questo rimarrà aperto in questo modo e sta crescendo il nostro lavoro una catenella voltiamo il lavoro di nuovo dobbiamo diminuire qua, quindi una nella prima, una nella seconda e una nella terza. La quarta non la lavoriamo più. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo rombo sta crescendo, quindi ci agganciamo all'arco, lavoriamo le... Maglie che abbiamo già lavorato nel giro precedente, quindi sono tre, le lavoriamo e ne creiamo, un'altra sull'arco qui voilà, di nuovo 7 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Siamo di nuovo sul rombo, che sta diminuendo quindi saltiamo la prima sulla seconda, ne avevamo fatte 5. Eh, se non sbaglio nell'altro giro adesso no erano 7 nell'altro giro adesso. Ne andiamo a fare 5, 3, 4 e 5? Comunque io posso sbagliare, però voi non potete sbagliare perché lo vedete ne avanza una di qua e di là. Quindi ora andiamo a fare le 7 catenelle. di nuovo questo è il rombo che sta crescendo quindi entriamo prima la prima sull'arco poi lavoriamo tutte le maglie basse sottostanti che erano 3 e di nuovo sull'arco quindi devono diventare 5 7 catenelle di nuovo questo sta diminuendo quindi non saranno più 1 2 3 4 ma diventeranno 3. Quindi una 2 e 3. Quindi saltiamo la prima e procediamo. Catenella, voltiamo il lavoro. Adesso da 3 diventano 2, quindi lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda e non lavoriamo la terza, quindi 3 7 eh, catenelle, scusate questi numeri mi, <ride> mi impapero quindi dobbiamo aumentare la prima la facciamo sull'arco poi 2 3 4 5 6 e la settima la creiamo sull'arco ecco qui di nuovo 7 Di nuovo Dobbiamo diminuire qua quindi saltiamo la prima e l'ultima diventano tre: quindi una, due e tre, di nuovo, sette catenelle. Di nuovo, questo deve crescere. Quindi una sull'arco due. 3, 4, 5, 6 e la settima sull'arco. 7 catenelle. Di nuovo, queste non devono essere più 3 ma 2. Quindi saltiamo la prima, lavoriamo la seconda e lavoriamo la terza. Ecco qui. Catenella, andiamo a chiudere definitivamente questo rombo. Quindi lavoriamo solo la prima in questo modo. 7 catenelle e attacchiamo all'arco una, poi lavoriamo quelle sottostanti, 2 Tre, quattro, sei, sette, otto e nove. Sette catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Una. Al centro, quindi saltiamo la prima, entriamo nella seconda e saltiamo la terza perché abbiamo chiuso il nostro rombo. Vedete, il nostro rombo è chiuso così, in questo modo. 7 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo invece deve crescere. Quindi la prima maglia bassa la attacchiamo all'arco. Lavoriamo le sette sottostanti, facendole diventare 9. Quindi ne aggiungiamo una prima e una dopo, ecco, questa è la nonna la attacchiamo all'arco 7 catenelle. Quindi chiudiamo saltando la prima entrando direttamente nella seconda, e quindi anche questo è chiuso così. Ora cosa dobbiamo fare? Vedete, in questo, uh, questo modo, si crea proprio un rombo anche forato. Quindi c'è rombo pieno col fiore, rombo forato, rombo pieno, rombo forato rombo pieno, quindi mezzo, perché ovviamente è il laterale. Noi dobbiamo andare a creare questa altezza vuota qui. Qui, 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 perché sono al contrario. Comunque, da questo lato cosa facciamo? Allora, invece di fare una sola catenella, ne facciamo 13. 13 perché? Perché sono 5 che sostituiscono la quarta la quadrupla maglia alta e le restanti sono le 7 catenelle che noi usiamo per distanziare un rombo dall'altro, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13. Voltiamo il lavoro e Andiamo direttamente su questa con una mezza maglia alta perché andiamo a fare di nuovo il fiore, sono 9, devono diventare 11. Quindi, una la agganciamo all'arco in questo modo. Se vi è difficile, fatelo in due tempi, vedete perché magari vi si gira la catena. Quindi, dobbiamo lavorare una. 2, 3, 4 e 5 mezze maglie alte. Una catenella, saltiamo la maglia sottostante e andiamo nella successiva in questo modo, così. Ora andiamo a creare il fiore. Quindi 2 catenelle. Carichiamo due maglie alte nella maglia che abbiamo appena, nella mezza maglia alta che abbiamo appena fatto. 2 catenelle. Voltiamo il lavoro e agganciamo al centro qui, vedete, con una maglia bassissima e abbiamo finito un petalo. 2 catenelle. Sempre nella stessa maglia sotto. 2 maglie alte, quindi una e due, 2 catenelle. Voltiamo il lavoro a di altri 45. Quindi andiamo su questa mezza maglia alta. Ci fermiamo con una maglia bassissima. Quindi fissiamo il petalo che abbiamo appena lavorato. 2 catenelle, di nuovo sempre nella stessa maglia, 2 maglie alte. 2 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo a fissare sulla catenella fatta tra le due mezze maglie alte con una maglia bassissima, dopodiché 2 catenelle, 2 maglie alte, una e due, carichiamo. Voltiamo un po' il petalo così vediamo la maglia dove dobbiamo agganciarci e andiamo a fare 5 mezze maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 scusate perché la quinta è quella che abbiamo saltato, quindi ecco qui che abbiamo fatto le nostre 4 maglie alte perché sono quattro di qua, eh, l'abbiamo la, saltata e quindi 4 di qua. Di nuovo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma non devono essere 7, devono essere 13 perché dobbiamo saltare. Quindi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Scusatemi, ma ogni tanto mi impappano. E dobbiamo fare la stessa cosa di qua perché vedete, stiamo crescendo, noi il fiore lo dobbiamo fare sempre in quello che cresce. Quindi carichiamo, ci agganciamo all'arco perché dobbiamo creare una maglia che non c'è. Dopodiché, andiamo a fare 5, 2, 3. Ah, ecco, ho sbagliato. Scusate, torno indietro un attimo. Non ho sbagliato. Scusate, ma sto registrando. Ed è tardi, e mi sono... Eh, ecco perché, queste dovevano essere 5, non 4, scusate. Anche qua dovevo agganciarmi, vedete, all'arco. Chiedo perdono, perdonatemi. Eh, si cresce sul fiore, adesso ve lo, ve lo ridico, ve l'avevo già detto in questo, ve l'avevo detto giusto, adesso mi sono un attimo impaperata. Praticamente, quando noi andiamo a fare al fiore, stiamo crescendo ancora perché dopo questo giro iniziamo a diminuire quindi una mezza maglia alta l'attacchiamo all'arco 4 le facciamo per quello che vi ho detto 4 4 le facciamo sulle 4 già esistenti e poi anche di qua dobbiamo andare a ricrearne una mezza maglia alta sull'arco e per quello mi sono confusa chiedo scusa Spero adesso di avervi dato la spiegazione, che non vi faccia confondere. Quindi, 7: eh, scusate, 13 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Perché vedete dobbiamo saltare questo rombo, andare in questo, e quindi adesso ve la dico giusta visto che la stiamo rifacendo. Quindi, mezza maglia alta ricreata sull'arco perché dobbiamo crearne una nuova 4 le facciamo sulle 4 già esistenti per un totale di 5 mezze maglie alte quindi 3 4 e 5 mi ha un po' tratto in inganno quella <ride> una catenella saltiamo questa maglia e Andiamo nella successiva con la mezza maglia alta, dobbiamo fare un altro fiorellino perché noi i fiorellini dobbiamo farli sempre sui rombi interi, quindi eh, ai laterali non ci sarà mai il fiorellino, sarà sempre in mezzo, però andando alternando, prima era uno, adesso sono due e quindi dobbiamo fare due fiorellini. E quindi adesso andiamo a creare il nostro fiorellino di nuovo, quindi 2 catenelle. Carichiamo due maglie alte, adesso possiamo andare più spediti perché sono riuscita a spiegarvelo bene. Voltiamo il lavoro, vedete andiamo a lavorare su questa catenella che è quella sotto, su questa maglia. Entriamo, ve lo faccio vedere da questo lato così si vede meglio, in questo modo, prima di girare, facciamo la maglia bassissima, voltiamo il lavoro di modo da trovarci sotto, quindi questo è l'alto del lavoro, questo è il basso. 2 catenelle 2 maglie alte infilate nella stessa maglia quindi una e due 2 catenelle voltiamo il lavoro in questo modo e quindi vedete siamo di nuovo laterale. Questa è la mezza maglia alta. La quinta prima del catenella, ci fissiamo proprio in questa con una maglia bassissima 2 catenelle rientriamo con due maglie alte sempre in questa su questa maglia, una e due due catenelle, spero di non essere uscita dall'inquadratura. Andiamo sulla catenella creata tra le due mezze maglie alte e fissiamo il petalo con una maglia bassissima, di nuovo due catenelle, due maglie alte, una e due. 2 catenelle e sempre nello stesso foro andiamo a fissare l'ultimo petalo in questo modo. Carichiamo, guardiamo bene dove abbiamo agganciato il petalo perché dobbiamo fare lì la nostra prima maglia. Quindi una, due, tre, quattro, qui dove ho sbagliato prima e la quinta la andiamo a creare sull'arco. Ecco qui. Quindi adesso dobbiamo fare sette catenelle. 1 2 3 4 5 6 7. Dopodiché fare una quadrupla maglia alta, quindi una volta è la maglia alta, due la doppia, la terza e la quarta, quindi dobbiamo avere 1 2 3 4 5 fili sull'uncinetto. Entriamo sulla maglia alta sottostante, così prendiamo il filo, carichiamo, usciamo da due, usciamo da due, usciamo da due, infatti sono uscita da uno. <ride> allora, uno, due, tre, quattro. Allora, usciamo da due, devo stare attenta perché se guardo la telecamera poi non riesco. Due, due, due e due ecco qui vedete abbiamo ricreato esattamente questo spazio anche sui lati in questo modo ora il lavoro è sempre lo stesso facciamo uh, l'ultimo giro insieme ma poi eh, il lavoro procede sempre nello stesso modo perché adesso noi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, facciamo una maglia bassa sulla eh, maglia che abbiamo appena fatto, quindi sulla eh, quadrupla maglia alta, facciamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E adesso iniziamo a diminuire, saltiamo la prima, andiamo nella seconda con una maglia bassa, poi nella terza, poi nella quarta, ricreiamo la quinta con una catenella, andiamo dall'altra parte. Qui state attenti il filo portarvelo dietro, se no lo fate passare davanti al fiore. Quindi una, due, tre e quattro. Quindi la prima e l'ultima non la lavoriamo perché adesso il rombo inizia a diminuire. Di nuovo, 7 catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ci agganciamo al centro di questo arco da 13. In questo modo e di nuovo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dobbiamo di nuovo fare rimpicciolire, noi dobbiamo diminuire, far diventare, mm, far decrescere il rombo dopo aver fatto il fiore. Quindi sulle mezze maglie alte dobbiamo fare le maglie, le maglie basse, ma ne dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, non più 5, quindi 1. 2, 3, 4, una catenella, vi portate il filo sul retro del fiore, quindi 1, 2, 3 e 4. L'ultima mezza maglia alta ovviamente non la andiamo a lavorare in questo modo. Dopodiché 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, contiamo 7 1 2 3 4 5 6, 7. Quindi nella ottava entriamo e facciamo una maglia bassa perché adesso ricominciamo esattamente in questo modo. Allora, aspettate che giro. Dal prossimo giro, questi rombi crescono. Quindi qua era una maglia bassa, ci agganceremo, la faremo diventare due. Qua continueremo a stringere. Questo sarà la stessa lavorazione che noi abbiamo fatto qua. Quindi praticamente ricominciamo così, da questo. Quindi come abbiamo fatto così, adesso andiamo crescendo e poi ridiminuendo un'altra volta. I giri sono sempre gli stessi. Ve li ho fatti vedere tutti eh, alternati ma eh, vi assicuro che i giri vediamo se riesco ad alzare ancora un pochino così lo vedete tutto i giri sono sempre gli stessi quindi adesso dobbiamo diminuire questo rombo e aumentare questi laterali la lavorazione è sempre la stessa quindi quando saranno chiusi questi rombi questo qua nel frattempo starà crescendo e verrà fatto il fiorellino al centro quindi io spero veramente di essere riuscita a spiegarvela bene, ma voi sappiate comunque che potete sempre venire a trovarmi sul gruppo Facebook creando con Luci e Franci, dove se avete dubbi e perplessità io uh, vi posso aiutare comunque eh, e chiarire i vostri dubbi. Credo comunque di averla spiegata abbastanza. Abbastanza bene, spero. Io l'ho rifinita tutto con tutto intorno un giro di maglia bassa. Se volete rifinirla, sta bene anche così, però io vi consiglio comunque di farglielo un giro di maglia bassa perché questi rimangono molto morbidi, soprattutto questa parte qua, no, però la parte dove noi facciamo la mh, quadrupla maglia alta rimane molto morbida quindi per dare un po più struttura alla sciarpa o stola qualsivoglia è meglio eh, che ci sia almeno un giro di maglia bassa tutto intorno e eh, l'effetto è veramente guardate è bellissima questa questa sciarpa stola mi piace veramente molto quindi io spero veramente di avervela spiegata bene, spero eh, che si sia capito tutto, mi scuso se mi sono deconcentrato un attimino e ho fatto qualche errore, ma spero di aver comunque poi risolto nel migliore dei modi, ripeto se avete dubbi, io sono qui, un bacione da Lucia e spero al prossimo tutorial, ciao!